Luigi Villafreddi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E ben trovato qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo libro di poesie edizioni Nomos, una piccola ma interessante casa editrice. Quando alle case editrice, si associa l'aggettivo piccolo, io sono sempre molto, molto contento, perché nell'essere piccoli c'è una ricerca e c'è una profondità di pensiero che a volte solo i cosiddetti piccoli editori si possono permettere, come nel caso di Nomos. E adesso noi incontriamo il libro Tutte le poesie di Luigi Villafreddi, che desideriamo condividere insieme con i nostri ascoltatori, i prossimi lettori delle sue poesie. Lei come ha incontrato la poesia, Luigi Villafreddi? Ma l'ho incontrata quando ero molto giovane, ero in collegio e cominciato a scrivere, intendo dire, all'età di 15 anni, e ho spacciato per un sonetto di un poeta antico, praticamente una cosa che avevo scritto io, e lì in collegio, naturalmente, essendo molto giovani i miei amici ed essendo molto giovane egualmente il nostro prefetto, hanno pensato che fosse, che questo falso fosse vero. Insomma, quindi una cosa. Ma lei se lo ricorda, Luigi Villafreddi, lei se lo ricorda ancora quel sonetto? No, assolutamente, mi dispiace, non l'ho scritto. Poi era successo che io fossi stato malissimo all'età di 17 anni, proprio per il fatto che sono stato in collegio, insomma, ho avuto un episodio gravissimo di dissociazione, e sono stato fortunato perché sono capitato nelle mani del più grande psichiatra italiano, che è riuscito a tirarmi fuori, perché allora praticamente non c'erano medicine, quindi l'unico modo che aveva trovato questo grande psichiatra, che era Gian Enrico Monselli, mi ha fatto gli elettroshock biochimici, che è una terapia pericolosissima, che attualmente non si fa più, e forse in Svizzera ancora questa cosa, e niente, in questo modo lui è riuscito a tirarmi fuori. E in quel periodo della vita, Luigi Villafreddi, in che modo la poesia le è venuta incontro, al di là poi della terapia giustamente necessaria? Ma guardi, io continuavo a scrivere poesie, e c'era una contessa in questa clinica che tenevano in un'ala in cui c'era soltanto lei, e io mi ero un po' invaghito di questa donna molto più vecchia di me, per cui per lei scrivevo queste poesie, e il professor Morselli, che era veramente un fuoriclasse, perché insomma io non ho più incontrato una persona di quel livello, devo dire. Sarà che gli devo la vita, quindi insomma, però era una roba eccezionale. Lui non ti chiedeva come sta, come non sta, tutte queste cose qui, niente, lui ti faceva parlare e poi dava i suoi remedi, e niente, appunto nell'occasione del fatto che scrivo queste poesie, lui voleva leggere queste poesie, e leggendo queste poesie capiva come io ragionassi, e peraltro, uscito da questa cosa, poi ho avuto dei piccolissimi episodi, per cui lui era il titolare di cattedra psichiatrica all'ospedale a Milano, no? Al Policlinico, però era di Novara, quindi
qualche volta andavo da lui, insomma, quando non mi sentivo perfetto, mi curava con delle sciocchezze, col calciobromo, addirittura una cretinata. E praticamente però vedo che sulla scrivania ha niente meno che un libro di Moreas, che era un poeta francese, di origine greca, Papadopoulos era il suo vero nome, e allora gli ho detto: ma come, professore, ma lei legge Moreas? Ho detto: ah sì, un grande poeta, cioè le si immagini un momento, questo uomo era anche lui di una cultura sterminata, come lo è Massimo Scorzone, cui mi sono rivolto per fare la prefazione di questo libro, perché la Nomos ha richiesto una prefazione e io ho E proprio, preferito. proprio in questa prefazione, mi scusi se Sì, interrompo, prego, Luigi prego, prego. Villafreddi, c'è scritto: non si dirà niente di originale, asserendo che con ogni probabilità si scrive sempre e soltanto uno stesso libro. Ora, al di là, del fatto che è vero che si scrive sempre soltanto uno stesso libro, però lo sguardo diventa diverso, la parola, il senso della parola, l'intimità anche della parola attraverso il tempo cambia. È proprio attraverso il tempo che Luigi Villafreddi ha dedicato alla sua poesia, in questo libro, Tutte le poesie edizioni Nomos, il senso della parola, il senso dello sguardo ha una variazione importante dalle prime pagine Certo, all'ultima. sì. La sua osservazione è veramente pertinente. Guardi, lì il libro è congegnato, appunto, l'avrà notato, si leggono prima le poesie ultime che sono mai state mai pubblicate, cioè L'unicorno bianco, no? E poi a rebours. Quindi si riva alle poesie del passato e soprattutto quelle che erano già state pubblicate, e quindi uno si può fare, è un piccolo lascito da parte di un piccolo poeta di provincia, quale sono io, Ma i lasciti insomma. sono importanti, Luigi Villafreddi, perché i lasciti di poesia sono altrettanto necessari. Però per far ascoltare il senso della sua poesia, lei ce l'ha il libro a portata di mano? Posso? Ecco, andiamo Vado alla libreria. prendere il libro Tutte le poesie insieme con Villafreddi per ascoltare alcune di queste creazioni poetiche, tra l'altro ricordiamo, edite dalla casa Nomos, casa editrice che spesse volte noi ospitiamo qui nel Posto delle Parole. L'ha trovato quindi il libro Luigi Villafreddi? Un attimo, dottore, perché ho quelli pubblicati, Ah, adesso quindi andavo a cercare. scopriamo che sono tutti insieme i libri suoi, giustamente, e che si fanno Sì, compagnia però uno vicino all'altro e vediamo. cercavo soltanto un attimo. E questo è un atto molto difficile, trovare un libro. Credo in qualsiasi casa, quando uno No, ma si guardi, dice voglio no, guardi, voglio. perché questo qui è lo stampato su cartaceo poi, no? Perché lo. Scusa, abbia pazienza, adesso appunto mi È prevenivo bellissima questa realtà delle cose, quindi le conversazioni non programmate, che andiamo proprio nella casa di Luigi Villafreddi e insieme con lui andiamo nella concitazione a cercare il libro, poi che come sempre, peraltro ha una voce bellissima, una voce da ma si immagini, attore. come sempre non si trova e poi terminata la No, conversazione il libro l'ho l'ha trovato trovato, il. bene, bene, quindi. Sì, era un bestione di E senso, perché certo. in effetti su tante le poesie mi pare che siano 104, cioè è veramente quel tanto poco che io ho scritto in tutti questi anni, perché il primo libro era dell'85, era Variazione sulla notte, con una prefazione di Raboni, che era stato da quel gran signore che era. Aveva fatto, gli erano piaciute, ho dovuto aspettarla un anno perché poi con Raboni siamo diventati amici e lui
costretti a Milano, perché io ho abitato tanti anni, per 23 anni. Poi a un certo punto non ce l'ho più fatta, perché trovo che ci sia troppo traffico, troppo. E così me ne sono ritornato a Casale Monferrato una quindicina di anni fa, e a Milano vivevo in un piccolo monolocale, perché Allora, dal suo libro, Luigi Villafreddi, prego, faccia pure la scelta che crede per quanto riguarda sì, la poesia. Leggo la prima, quella che cioè la più vicina a noi, quindi la più vicina a noi, perché fa parte, è proprio un percorso a ritroso, la particolarità tra le altre di questo libro. Prego, Luigi Villafreddi, l'ascoltiamo. Questo è la prima, è la poesia che apre questa serie intitolata L'unicorno bianco, che il povero Gilberto Pinzi, che era veramente un grande amico, un grande critico e anche un grande poeta molto sottovalutato, purtroppo aveva un suo carattere e si era giocato alla casa editrice Garzanti. E poi era approdato alla casa editrice Lampi di Stampa, protetto da me, quindi immagini, un uomo che aveva 20 anni meno di me, ma che io in qualche modo proteggevo, perché non si poteva abbandonarlo a se stesso, in quanto appunto per la spinosità del carattere io dovevo fare la frizione. Comunque lui aveva avuto grandi parole per queste poesie dell'unicorno, insomma, va bene. Allora, leggo la prima poesia dell'unicorno. E appunto, Gilberto, avevo perso il filo del discorso, Gilberto ha detto che per questa serie di poesie si può parlare di poema. Io non lo so, questa era un'idea sua, io non avevo mai pensato di aver scritto un poema. Comunque, alla chiamata non potrò rispondere che non posso, che in altro sono affaccendato. So che sono un fante affardellato, che la guerra ha dimenticato in fondo a un fosso. Irrompo un'infanzia di biciclette rosse, tempi e pulsanti bagnate di sudore, il fiume prepotente o mite, e poi i propri psicofarmaci ingeriti, le giornate sprecate, le allegre sposate in gioventù, Milano, splendida e di sporco, e lei, l'unica, la cometa, come spuma circonfusa di bellezza, tutto giusto a posto, riscolato, in un groviglio senza bandolo visibile, almeno per me, che con me sono compromesso, in questo apparente vano niente. L'apparente vano niente, vedo qui la sottolineatura, sono tre parole queste che mi hanno accompagnato anche insieme con altre nella lettura di queste poesie di Luigi Villafreddi, perché non sono solamente parole che possono portare a una negatività apparente vano niente, ma in questo apparente vano niente c'è veramente il nostro esistere. Certo, perché guardi, io cioè qui effettivamente nell'unicorno si tratta di un tema forte, che poi scherzando Scorsone ha detto ormai del tema di Dio non parlano neanche più i teologi, e io gli ho detto ma sì, Massimo, hai ragione, però io scrivo quello che sento, cioè nel rapportarsi al problema di Dio chiaramente le possibilità sono soltanto tre, cioè o uno è un credente, o uno è un ateo, oppure uno è un agnostico. Però l'agnostico, che è poi la mia posizione, non è detto che non debba ricercare Dio, e in effetti questa ricerca di Dio, anche se frustrata,
esattamente il tema di queste poesie. Luigi Fammi Villafreddi, la ricerca di Dio in queste poesie, sempre che io abbia letto della maniera giusta, corretta i suoi testi, passa spesse volte non attraverso la citazione del nome di Dio, ma attraverso il senso proprio dello sviluppo del giorno. Ad esempio, è molto presente la notte, no? Il passaggio della notte nelle sue poesie, mi ricordo per esempio una poesia che comincia "Per non morire ogni giorno la tua notte", no? Ecco, oppure "Tu non conosci l'incendio della notte". Ecco, la notte non è solamente un elemento del tempo, ma è un elemento di ricerca di qualche cosa di spirituale. è vero, perché nella notte ci sono queste ombre, la notte fa parte di un grande mistero, insomma, dà veramente la sensazione del mistero, dove le forme, diciamo, sfuggono anche. E io devo dire che sono sempre stato notturno proprio per elezione, direi. E del resto, come tutti coloro i quali patiscono di depressione, nella notte comunque si hanno le ore in cui uno sta meglio, perché la depressione ha un arco di sviluppo molto, molto preciso, per cui tendenzialmente alla mattina uno non sta mai molto bene. Pomeriggio recupera e alla sera è uno perfetto. Quindi è il momento di andare a dormire, uno è veramente al massimo. E a proposito di questo accenno alla depressione, con un tratto ironico che tra l'altro è presente anche in diverse poesie, mi viene in mente proprio la chiusura di una sua poesia a proposito proprio della notte, del giorno, dove lei dice: "Finché di noi l'alba colga le ferite in questo volo che non ha domani". Isolato alcuni versi che, insomma, penso che siano carini, diciamo che sono dei versi carini. Ascolti, come facciamo sempre con i poeti quando hanno il libro tra le mani, lei adesso lo apre a caso e dove cade il suo occhio lei comincia a leggere. Prego, Luigi Villafreddi. Va bene. Guardi, combinazione. Si è aperta la pagina sulla parola notte e quindi leggo questa poesia che è poi la 41esima. Il buio della notte schiude le porte alla paura e io, seppure lo vedo, invincibile fortezza munita di forti torri e bruna, arroccata su scosceso picco. E seppur fossi un condottiero invincibile nell'uso della spada, capitano di ventura ed eroico vincitore di tornei, non saprei come espugnare la fortezza sull'alto picco rilevata e di nubi circonfusa, e per questo forse fallace dei sensi sortilegio, forse schermo fatale a un desiderio di conquista, le nubi tutto a occultare, la rupe, il bosco, il fortilizio stesso, tutto svanito nell'arcigno cerchio di un inganno. Sì, premetto che appunto vorrei precisare una cosa, che qui nell'Unicorno ci sono due simboli molto evidenti, cioè l'uno è l'unicorno bianco, che appunto è questo animale che sembra nella notte di poter vedere e che poi invece in qualche modo non si sa se lo si è visto o se non lo si è visto, perché si ha la sensazione che sia sparito nel fogliame. L'altra immagine è appunto quella della fortezza, che di nuovo è Dio,
ma è una portezza che è irraggiungibile perché in una poesia si dice che si è raggiunti quasi in prossimità della portezza, però non è stato possibile raggiungerla perché tutti i ponti erano saltati. E quindi, ecco, questi sono i due, diciamo, simboli che ricorrono in tutto il testo, che ricorrono in tutto il testo. Luigi Villafredi, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni, glielo dico subito, guardi, dato che io mi sono ritenuto a un certo punto debole sui classici greco-latini, sto cercando di colmare la lacuna e ci sto riuscendo anche, devo dire, e sto leggendo le previsioni astrologiche di Claudio Tolomeo nella collezione Lorenzo Valla, che trovo straordinaria, di Mondadori, naturalmente, e è formidabile perché ha un commento e un apparato critico veramente incredibile. Devo dire che ci vuole una pazienza tremenda proprio per il fatto che questo apparato è del doppio del numero delle pagine del testo. Però, insomma, nella vita la pazienza diciamo che è una dote fondamentale. E di questi della Lorenzo Valla ne ho veramente molti. È veramente una collana che mi sento di consigliare a tutti, anche perché in realtà in relazione al fatto che siano curatissimi e tutto quanto, insomma, costano una cifra, dato che sono sponsorizzati, relativamente elevata, perché mi pare che costino, ma insomma, con lo sconto si prendono che ormai fa tutte le librerie, a 25 euro si comprano, Luigi quindi insomma. Villafredi, prima di salutarci, lei ci regala di nuovo un'altra sua poesia dal suo ultimo libro, Tutte le poesie, edizioni Nomos, prego. Va bene, allora. Certo concorse il sortilegio che come bave di ragno ci avvolse, miscuglio di forze, di attrazione e repulsione, dapprima come una brezza che cambia direzione e poi si muta in vento teso che allo stesso grado tende, così che nel trascorrere degli anni, imbozzolata, non so se fu amore a scorticarti in fondo al petto o l'amore mio a fare maturare il frutto amaro, e comunque sia stato, godo della tua luce grande, tutta per me, che a te sono rivolto come lago ostinato verso il nord. Ecco, Tutte le poesie. questa Prego. sì, questa è una poesia che è stata scritta per la mia compagna e fa parte di una piccola plaquette che era uscita a Bergamo, con degli stupendi, devo dire, delle stupende immagini del pittore Giulio Astengo, che è veramente un fenomeno. Avrebbe dovuto fare il pittore aerografico come ha fatto per anni. Uomo completamente pazzo, fuori dagli schemi, un leon cavallino di razza. E quindi queste poesie, questo ciclo di 13 poesie scritte per la mia compagna, no, portano dei topos della nostra poesia delle origini. Quindi parliamo di Cavalcanti, di Guinizelli, eccetera. E qui i topos, proprio in questa poesia, sono proprio due. In combinazione mi permette di fare questa piccola precisazione. Non so se fu amore a scorticarti in fondo al petto o l'amore mio a fare maturare il frutto amaro, e comunque sia stato, ecco, cioè perché nel topos di
cui in un topos di cui aveva parlato, diciamo, loro dicevano che praticamente qualsiasi frutto, seppure il più diciamo acerbo, giunge a maturazione, no? E poi l'altro topos contenuto in questa poesia è proprio che quello che chiude il verso finale, che è contenuto nel verso finale, che a te sono rivolto come lago ostinato verso il nord. Ecco, quindi combinazione abbiamo potuto fare questa piccola precisazione. E noi la ringraziamo, ecco. Luigi Villafreddi, per averci fatto attraversare le sue poesie dall'ultimo libro, ricordiamo, Edizioni Nomos, il libro intitolato Tutte le poesie. Grazie ancora, Luigi Villafreddi. Grazie, a presto. Buongiorno. Buongiorno.